Ora che conosciamo le due principali grandezze che servono a studiare il comportamento dei fluidi, cioè la pressione e la densità, cerchiamo di ricavare le leggi fondamentali che governano il comportamento dei fluidi. Cioè ci occupiamo di studiare la statica dei fluidi. E per farlo facciamo riferimento ad alcuni degli esperimenti che abbiamo visto effettuare in alcuni filmati in laboratorio. Uno di questi esperimenti è l'esperimento di Torricelli. Ricordiamoci di cosa si tratta. L'esperimento si basa su questo. Abbiamo una vaschetta che viene riempita di mercurio. All'interno della vaschetta viene inserito un tubo chiuso all'estremità superiore, anch'esso completamente riempito di mercurio. Quindi immaginiamo che questo disegnato in blu sia il mercurio che riempie completamente la vaschetta. E che anche il tubo sia riempito dello stesso liquido. Inizialmente il tubo viene inserito all'interno della vaschetta in modo tale che l'estremità inferiore sia tappata mediante un dito. Quindi c'è qualcuno che tiene tappata questa estremità. Nel momento in cui viene tolto il dito e l'estremità viene lasciata libera, il mercurio in parte può scendere a condizione però che l'altezza del tubo questa altezza qui sia almeno pari a circa 76 centimetri. Nell'esperimento che abbiamo visto in laboratorio, che abbiamo visto nel filmato, l'altezza H è circa un metro, quindi più grande dei 76 centimetri, ovvero 0,76 metri. Minimi per poter osservare che cosa? Un abbassamento del livello del liquido del mercurio all'interno del recipiente. In pratica, quello che si osserva è che dopo un po', anziché avere il tubo completamente pieno di mercurio, il tubo si trova in parte svuotato dal mercurio fino a un livello che ha un'altezza di 76 centimetri, ovvero 0,76 metri. Perché questo comportamento? E perché proprio 76 centimetri? Oggi sappiamo che questo effetto, cioè il fatto che il liquido venga in parte sostenuto contro la forza di gravità che tenderebbe a farlo scendere verso il basso, dalla pressione. La pressione viene esercitata dall'aria sulla superficie libera del liquido. Quindi la pressione agisce sulla superficie libera del liquido all'interno della vaschetta. Come mai però una pressione che di fatto agisce sulla superficie, quindi dall'alto verso il basso, è in grado invece di sostenere il liquido dal basso verso l'alto, impedendone di fatto la caduta e la discesa all'interno del recipiente? Quindi notiamo questa differenza. La pressione esterna può agire dall'alto verso il basso sulla superficie libera del liquido. Invece quello che noi notiamo è che il liquido viene sostenuto contro la forza di gravità. Quindi se è dovuta alla pressione, il fatto che il liquido rimane all'interno del recipiente, la pressione esercita un sostegno dal basso verso l'alto. Come si spiega questo effetto? Beh, interviene qui la prima legge della statica dei fluidi, che va sotto il nome di principio di Pascal. Vediamo una versione ingrandita e di profilo di quello che sta succedendo all'interno della vaschetta. Quindi questa è la vaschetta vista di profilo. La disegno in bianco.
La vaschetta è parzialmente riempita di mercurio, lo vediamo in trasparenza.